oggi non ci troviamo qui solo per fare un bilancio di dati, ma proviamo a dare delle risposte. Questa è la premessa di un nuovo contratto sociale in cui l'effettiva parità, l'uguaglianza sostanziale, non solo formale, tra uomini e donne, si faccia requisito essenziale, presupposto e garanzia della partecipazione libera e democratica di tutte le cittadine e di tutti i cittadini italiani. Grazie. Io voglio ringraziare la Presidente della Commissione Mattia per il lavoro fatto in questi 4 anni, per questa iniziativa e la decisione che ha messo nel portare avanti alcuni temi, affiancata in una battaglia da una trasversalità importante.